Sì, sicuramente la partita, il finale ha detto questo. Comunque sappiamo di affrontare una squadra molto forte che fino ad oggi, prima della gara, era seconda in classifica. Però comunque, oltre a essere stati bravi loro, secondo me noi potevamo fare qualcosina in più, ma comunque adesso dobbiamo recuperare più energie possibili e pensare soltanto alla partita di giovedì. Hai detto potevamo fare di più, secondo te dove dovevate essere più bravi? Ma sicuramente in tante situazioni e secondo me un pochino, soprattutto all'inizio, abbiamo approcciato la gara in maniera secondo me un pochino timida e questo poi comunque si è visto perché abbiamo preso subito gol, però poi comunque piano piano siamo venuti un pochino fuori, ma sicuramente potevamo fare qualcosina di più. Sciaudone, Cigarini e Radrezza, vi sentivate un po' soli, tu e Derisio, e tra l'altro non eravate neanche al top perché tu non ti sei allenato 3 volte in settimana e Derisio veniva da un lungo stop. Ma sicuramente loro al centrocampo, ma come tutta la squadra, hanno ottimi giocatori, ma sicuramente noi non siamo da meno. E hanno mosso bene la palla e in molte situazioni sono riusciti a trovare, diciamo, l'uomo libero, però comunque non dobbiamo prendere scuse, dobbiamo fare i complimenti a loro e basta. Chiedo l'ultima cosa, Marco, prima di salutarti, questa è una partita da playoff perché chiaramente non sappiamo se ci sarà la Reggiana o il Modena, ma ci saranno squadre di questo livello. Avete perso in maniera chiara ed evidente questa partita. Siete preoccupati guardando l'obiettivo a lungo termine? Ma preoccupati assolutamente no, perché comunque sappiamo che se giochiamo al massimo delle nostre possibilità ce la possiamo giocare davvero con tutti. E una sconfitta fa parte anche di un percorso, cioè noi eravamo mai partite che comunque non perdevamo e oggi abbiamo perso una squadra forte, seconda in classifica.